stati? Allora, abbiamo visto com'è andata a finire e quindi oggi, 24 giugno 2016, ci ritroviamo con l'Inghilterra che sta mettendo ovviamente in discussione tutta l'Europa, come già si diceva ieri. E non è un dato ovviamente che non si possa tenere in considerazione. È curiosa la coincidenza che nella stessa data, cioè nel 24 giugno, ma nel 1509, saliva a trono, cioè veniva incoronato Enrico VIII, un re che creò ovviamente anche lui una grande rivoluzione europea, perché con lo scisma dalla Chiesa Cattolica si creò ovviamente una grande rivoluzione. In seguito poi si crearono anche un sacco di lotte interne per la successione. Perché ne parliamo? Ne parliamo perché quest'anno saprete bene che sono i 500 anni della morte di William Shakespeare, e come vi avevo detto io ieri, vi parlerò di qualche sua opera, autore straordinario. Mi sembrava proprio il caso di parlare dell'Enrico VIII, quindi di questa strana coincidenza di date e di fatti. E una meditazione sul ruolo dell'arte. Allora, l'Enrico VIII ovviamente è una tragedia di Shakespeare che è ispirata ai fatti legati alla scissione e al matrimonio con Anna Bolena, quindi il divorzio, chiamiamolo così, da Caterina d'Aragona per sposare Anna Bolena e con tutti i fatti che circondano. Ma un fatto importante da tenere in considerazione è il fatto che il committente, l'epoca del committente è l'epoca elisabettiana, cioè Elisabetta, figlia di Anna Bolena. E Shakespeare, sempre così forte, così tagliente, così sferzante, fa una splendida opera, ma un'opera estremamente calmierata, che dà una visione dei fatti più a piacimento della sovrana che per amor della verità. I personaggi della Bolena viene tratteggiato come una dolce, innocua, candida e pura fanciulla, priva da qualsivoglia ambizione e priva da qualsivoglia sentimento di rivincita, cose che storicamente sappiamo non vere. Sulla storia di Anna Bolena, Caterina d'Aragona, ci sono svariati film, a parte la serie televisiva, i Tudor, che magari avete avuto possibilità di vedere. C'è L'altra donna del re su le due sorelle Bolena, la maggiore che è passata prima nel letto di Enrico e usata più o meno come un calzino, e motivazione per cui Anna era così decisa a ottenere un matrimonio. Però è anche vero che Anna è stata veramente una pedina politica, cioè molto spesso le donne sono state usate nella politica, perché laddove non arriva la ragione può arrivare il fascino seduttivo di una donna. La smania di arrampicata sociale della famiglia Bolena passava attraverso le gonne di Anna. Ma tutto questo il buon Shakespeare non se lo poteva permettere di raccontare, come non poteva neanche raccontare fino in fondo il rapporto con Cromwell, l'omicidio orribile di Tommaso Moro, che è stata un'esecuzione barbarica. Allora, è curioso pensare a una così grande distanza, alla grandezza di Shakespeare, che tutti conoscono, anche chi non masca, non gli interessa comunque la cultura, il teatro, comunque Shakespeare l'ha sentito nominare, lo cita, che un uomo così potente nella sua capacità artistica poi non fosse libero e perdesse anche quello smalto che noi sentiamo così prepotente, così forte in Amleto, che è sicuramente una delle opere superiori di Shakespeare. I sentimenti sono così annacquati, un po' da cartolina, diciamo quasi da Doris Day, questo Enrico VIII così dolce, così pio anche nei confronti di Caterina. Non sono i sentimenti vibranti e feroci di Giulietta e Romeo. I cattivi
cattivi, che in questo caso è Wolsey, poi è un uomo che benedice il suo re perché può ritrovare la via della povertà e dell'espiazione dei suoi numerosi peccati e muore benedicendo tutti. Non c'è quella drammaticità che troviamo nel Mercante di Venezia. Triste è quando noi vediamo l'arte piegarsi così bella com'è agli interessi dei potenti. Comprendiamo ovviamente per la sopravvivenza dell'artista questa necessità, però è ovvio che c'è una mancanza di onestà intellettuale e di libertà artistica e concettuale, proprio perché il committente era così potente ed era la figlia e voleva che fosse raccontata e tramandata la storia come lei più desiderava, cioè un padre amorevole, una madre amorevole. Sappiamo bene che la Bolena, vista la nascita di una figlia e non del tanto agognato figlio maschio, abbia quasi rifiutato il contatto con questa povera creatura che poi è diventata la grande regina Elisabetta. E il rapporto tra Caterina e Enrico non è il rapporto reale che c'è stato storicamente tra Enrico e Caterina, è un rapporto di grande stima, di grande affetto. E lui nel dramma di Shakespeare allontana la moglie per uno scrupolo morale, mentre si sa che c'erano due questioni in ballo molto importanti: la successione, che ovviamente lui agognava un figlio maschio e quindi pensava che un'altra donna glielo potesse dare, visto che Caterina aveva superato l'età e quindi era praticamente da buttare via, ma restava comunque una grande regina. E l'altro discorso era l'impossessarsi dei beni dei vescovi e quindi di riferimento del papato, cosa che poi c'è stata. C'è una figura quasi in tinte pastello, quasi da romanzetto, della figura di Cromwell. È un bellissimo dramma scritto su un canovaccio che è stato dato quasi da corte. Allora, perché vi ho raccontato questa cosa invitandovi appunto di cercare di andare a vedere, di meditarci? Perché ovviamente gli artisti tramandano le storie, tramandano lo spirito degli eventi. L'Europa è in cambiamento, come fu in cambiamento all'epoca appunto di Enrico VIII, che questa volta i narratori, gli artisti, coloro che fanno cronaca, facciano un lavoro ovviamente migliore di Shakespeare. È difficile perché lui era un genio, però almeno che sia onesto intellettualmente, che riporti i fatti, perché poi la gente tende a credere, ha sempre bisogno di una voce, di un referente forte per porsi un'idea. Adesso noi siamo in una grande epoca di cambiamento, l'Europa cambierà, dovremo stare a vedere e dovremo stare anche molto accorti, perché questa sta riaprendo, come avrete anche già sentito, antiche scissioni che hanno a che fare appunto poi con Maria Elisabetta. La storia ritorna tra Scozia, Inghilterra, Irlanda, scissioni interne all'Inghilterra, è un paese fortemente combattuto al suo interno, ma questa onda inglese potrebbe anche travolgere altri paesi, perché comunque è rappresentativa di un malessere generale dell'Europa e di tante gente, perché appunto si è voluto aumentare i privilegi sempre maggiori, sempre di una classe più piccola e di determinate fonti economiche che speculano sulla ricchezza piuttosto che produrre ricchezza, e la gente è sempre più in affanno, in difficoltà, non ce la fa più a pagare uno Stato che non gli dà sufficienti servizi e soprattutto che non gli garantisca una vita degna, e quindi potrebbe essere un'onda che coinvolge tutti. Rimane sempre il discorso che la divisione indebolisce, creare fratture è assurdo. Quello che potrà succedere in futuro con l'Inghilterra è assolutamente misterioso, bisognerà vedere quanti personalismi ancora verranno fuori e quante fazioni. È un dato di fatto
fatto che secondo me l'Europa, più che considerarlo un atto di guerra, dovrebbero considerarlo un segnale che il primo campanello è venuto dall'Inghilterra, ma l'Inghilterra non si è mai piegata, neanche all'epoca della Seconda Guerra Mondiale si è piegata, piuttosto si è fatta bombardare, radere al suolo, ha mantenuto una sua forte identità, prima ha comunicato, ricordiamoci appunto Hess, la sua trasvolata, ma poi Hess è finito in carcere in Inghilterra, hanno arginato i partiti di destra e l'hanno pagata veramente la loro libertà. Bisogna stare attenti perché appunto stiamo parlando comunque di una dittatura economica che sta distruggendo i popoli e le speranze delle persone, quindi è l'Europa stessa che deve guarire. Forse gli inglesi hanno pensato che era il male minore, questo è drammatico questa cosa qui. Se l'Inghilterra non avesse distratto parte della forza dell'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la campagna di Russia, forse sarebbe tutto molto molto differente. E quindi c'è da chiedersi appunto la natura di certe azioni. Un popolo che preferisce appunto farsi bombardare o perdere il valore della propria moneta, forse noi dobbiamo stare anche molto attenti e pretendere che l'Europa cambi. Dai divorzi si può sempre tornare indietro, però se stiamo parlando anche di coppie, meglio un buon divorzio e magari tornare indietro, però facendo un mea culpa e non chiudendosi, arroccandosi sulle proprie posizioni e cambiare qualcosa per riavvicinare se colui, cioè l'Inghilterra era l'amato, e trovare nuove fonti di dialogo, ma dire anche a noi abbiamo sbagliato con queste politiche o con questo tipo di azioni e non fare, ricordatevi sempre il discorso dei pronomi, noi, voi, loro, altro sono scissioni, è stupido, ci si avvicina a dei conflitti ideologici, politici e via dicendo. Ci sono molte aziende italiane in Inghilterra, ci sono molti italiani in Inghilterra che si troveranno adesso anche in grandi difficoltà e quindi piuttosto che dire inglesi tanto cattivi, incominciamo a dire Europa cambia, Europa cambia, hashtag Europa cambia, per ritrovare magari un matrimonio armonico e affettuoso con l'Inghilterra. E quindi, appunto, in questa data così strana in cui cade l'incoronazione di Enrico VIII e della scissione dell'Inghilterra dall'Europa, vi invito tutti di non prenderla come una partita di calcio, che siamo tanto bravi a dire gli uni contro gli altri, ma di trovare la via della ragione comunitaria per riavvicinare gli inglesi e convincerli che questo possa essere un matrimonio valido. Bene, se è la prima volta che mi senti, iscriviti, sostieni il canale, commenta, mi farà molto piacere risponderti. Ci vediamo alla prossima. Grazie e buona giornata. Ciao!